Polizia? Operativo? Sì, dimmi Dani. Cosa sta succedendo? Che sono andati via tutti di corsa, non lo sai? Sì? Di qua, qua, qua ah, sotto? Ah, saranno da fare una perquisizione. Ah, gli anarchici? Ah, non c'è, non te lo posso dire. Senta, lei e i suoi colleghi avete sentito centinaia e centinaia di ragazzi che sono stati vittime di violenza alla Diaz, a Bolzaneto, per le strade. Ora, al di là di come sia andata a finire giudiziariamente, di tutte queste storie, cosa è rimasto a lei dentro di queste vite, calpestate? Cosa si è portato, cosa si porta? Ma ogni vicenda giudiziaria è una vicenda che racchiude in sé delle vicende umane, personali, sia da parte delle vittime e anche sia da parte degli imputati. Gli interessi dello Stato e della comunità che rappresenta la magistratura con l'ufficio del pubblico ministero e appunto l'interesse delle vittime, di chi ha avuto violato i suoi diritti fondamentali. E noi abbiamo dovuto constatare che cittadini dell'Unione Europea, dei giovani che provenivano da varie parti del mondo e dall'Unione Europea, si sono trovati vittime di violenze ingiustificate da parte delle forze dell'ordine. E queste persone sono state spesso portate all'ospedale dove evidentemente avevano bisogno di cure e hanno trovato la stessa violenza negli ospedali. Alcune di esse sono state portate in luoghi di detenzione dove avrebbero dovuto quantomeno essere garantite nella loro incolumità fisica e hanno subito violenze anche in questi luoghi. Una situazione sconvolgente, una situazione che credo non appartenesse agli incubi di nessuno, perlomeno in questa parte del mondo civilizzato. E noi ci siamo trovati a dover far fronte con questo e a confrontarci con, come Stato, con delle persone, in quel momento con delle vittime, a cui dovevamo far credere che noi eravamo uno Stato diverso da quello che avevano visto, uno Stato che garantiva i loro diritti e che avrebbe consentito loro di avere giustizia nel nostro paese. E questo è stato difficile, ed è stato difficile anche sul piano personale, perché le vicende drammatiche che ognuno di questi giovani aveva subito, indipendentemente poi dalle storie individuali, quello che avevano subito era stato in grado di provocare un trauma che molti di loro si portano dietro ancora adesso. Non è facile rielaborare una situazione o delle situazioni così drammatiche. Scusa, togli sto faro. Questa luce, la luce. Ma c'è solo lui. Messo? Luca. Vai. Dov'è la Luca? Vai. Qui. Carica, aspetta, mi prendo un altro. Fra le vittime, facciamo l'esempio dell'irruzione alla scuola Diaz, cioè un luogo dove si trovavano concentrate persone della più varia estrazione, della più
delle età più varie. Noi abbiamo testimonianze drammatiche, ad esempio, di persone che, di un giornalista che scriveva e scrive per giornali rispettabilissimi e che ha avuto la stessa vicenda che è stata riservata al giovane senza, come dire, venuto da un'altra parte del mondo, senza lavoro e soltanto con il proprio sacco a pelo, o a persone con una storia diversa, persone anche anziane. Ci sono state delle persone che noi descriveremmo come anziane, cioè anziane nel senso forse della mia fascia di età, ma assieme a persone che all'epoca avevano 16 o 18 anni e che si trovavano in quel luogo. Non è stato facile prendere in considerazione queste storie individuali, ma da queste storie individuali occorreva comunque prescindere, perché quello che si doveva assicurare era comunque un giusto e regolare processo nei confronti di persone che erano state chiamate a rispondere di reati gravissimi e infamanti, perché avevano tradito il loro compito istituzionale come tutori delle forze dell'ordine. Perché è successo? Non è stato un cortocircuito, è stata una volontà precisa perché questo, c'è stata una volontà precisa perché questo succedesse. E allora lei che idea si è fatto? Questo è il vero punto del problema. Allora affrontiamo questo vero punto. È il vero punto del problema ed è un punto drammatico. Perché una cosa è certa, e lo dimostra la statistica, lo dimostrano i numeri, lo dimostrano i fatti, oggettivi come accertati. La devianza di molti appartenenti alle forze dell'ordine non è una devianza che ha riguardato poche mele marce. La devianza dei comportamenti è una devianza diffusa, vasta, che ha riguardato non solo l'uso ingiustificato e irragionevole della forza nei confronti di persone inerme, quando venivano arrestati, nei luoghi di detenzione, anche negli ospedali, come abbiamo ricordato, ma ha riguardato anche la falsificazione di prove, privazioni della libertà personale illegali, verbali di arresto falsi, una capacità di devianza che è giusto chiedersi se sia stata occasionale, contingente rispetto ad una situazione, a un evento eccezionale come era quello del G8, che poneva sicuramente sotto tensione l'apparato delle forze dell'ordine. Ma la vastità e la capacità di devianza di tanti rappresentanti dello Stato a vari livelli e non solo nella truppa può voler dire che ci sia un problema all'interno delle forze di polizia, che per una cultura o forse per modalità di azione hanno introitato una modalità di comportamento che fa ritenere loro giustificabile, per raggiungere un fine istituzionale ritenuto giusto, qualsiasi mezzo. Quest'ottica perversa del fine che giustifica ogni mezzo è un'ottica che spesso i corpi di polizia adottano. E noi l'abbiamo ricordato nei processi, questo fenomeno si chiama, e lo ha chiamato un poliziotto inglese, capo dell'ispettorato della polizia inglese tanti anni fa, si chiama corruzione per nobile causa, cioè la tendenza del rappresentante dello Stato, quando ritiene che il fine suo sia giusto, che sia quello di assicurare la giustizia a quelli che si ritengono colpevoli, ecco, sia giusto aggiustare anche un po' le prove, gli atti e quindi, come dire, far quadrare il cerchio quando manca qualcosa. Questa è un'ottica perversa ed è un'ottica che spesso, che è stata adottata in vasta scala durante il G8. E la domanda drammatica è:
solo durante il G8, ma è una domanda che, a cui non può rispondersi ovviamente soltanto con gli accertamenti giudiziari che riguardano sempre singoli fatti e singoli episodi. È una domanda che dovrebbero porsi le forze dell'ordine al loro interno. Processo lungo, difficile, che ha ancora un pezzo di strada da compiere, che è quella della Cassazione, però che ha dato dei risultati. Se vogliamo, potrebbe essere considerato, considerando le difficoltà strutturali del nostro sistema, un risultato positivo, a prescindere, diciamo, dall'esito. Condanne, soluzioni, ma pervenire a un accertamento a delle sentenze e soprattutto pervenire alla instaurazione di giudizi e di processi. È un risultato che in altri paesi non sarebbe stato scontato. E qui dobbiamo registrare che da noi il principio della indipendenza della magistratura, della legalità dell'azione penale ha funzionato, perché sono questi principi che hanno consentito di mettere sotto processo anche funzionari ai vertici della Polizia di Stato, ma questo è solo un aspetto del problema che non risolve le cause, la genesi che hanno generato questi comportamenti devianti. E non risolve soprattutto il problema che le forze di polizia devono affrontare, che è quello del rapporto con la cittadinanza. Le forze di polizia sono sembrate prigioniere di quell'ottica per cui devono avere la copertura della politica. Devono essere sostenute. È ovvio che lo Stato come istituzione sostiene la forza di polizia e quindi questa richiesta di sostegno è una richiesta giusta, ma la richiesta di sostegno non può essere la richiesta di impunità. Questa è un'azione non dovuta, ma al di là della richiesta di impunità o della repressione dei comportamenti devianti c'è tutto l'altro aspetto, che è la costruzione del rapporto e dell'immagine con i cittadini. La polizia non risponde soltanto alle istituzioni politiche, ai ministri, risponde anche ai cittadini, perché è un'istituzione che ha un rapporto con la cittadinanza ed è legittimata da questo rapporto, e non è la polizia il braccio armato, non dovrebbe essere il braccio armato dei governi di turno. La polizia è un'istituzione che è un baluardo imprescindibile nella difesa dello Stato. Quest'ottica dovrebbe prevalere e dovrebbe portare i rappresentanti delle forze di polizia a ricucire l'immagine del rapporto col cittadino, ma non richiamando schieramenti politici, non richiamando schieramenti a prescindere. E questo è un po' la scorciatoia che si usa. Ecco perché insisto sul fatto che la versione ufficiale è rimasta ancora quella del primo momento. La versione difensiva, non siamo stati noi, non è successo nulla, erano già feriti. Le ambulanze, come disse il portavoce della polizia alle ore 2 del giorno 22 luglio del 2001 in televisione, sì è vero ci sono tante ambulanze alla Diaz, ma può darsi che siano lì per altra ragione, che si trovassero lì per caso. Questa prima versione è una versione inaccettabile, ma una versione che non ha avuto, come dire, un seguito. E il seguito è quello dell'ammissione che ci sono stati errori, che ci sono stati problemi. È importante questo, perché riconoscere l'errore è il primo passo per la riconciliazione. E talora, e anzi oggi, c'è il problema della riconciliazione. Ripeto, non il problema dello schieramento. Perché è possibile che dalle violenze che abbiamo visto, che sono
state testimoniate, il cittadino si senta più timoroso a esercitare i propri diritti e possa avere un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle forze dell'ordine, un atteggiamento che non deve avere. Ma come spiegare a quel cittadino che ha visto la violenza anche nelle condizioni in cui le vittime erano più inermi, negli ospedali, nei centri di detenzione, come spiegare che la polizia in realtà è al servizio del cittadino? È un problema di immagine e non solo di copertura politica.